Salve telespettatori di Repasta del Capitano. Al Tozzi di Colonna, giornata molto piovosa come vedete, si affrontano il Colonna e il Torre Angela. Il Colonna con il morale alle stelle, in quanto domenica scorsa ha battuto la capolista a Grottaferrata. Ecco, vediamo un attimo la scelta dei campi. Un minuto di raccoglimento in onore della squadra brasiliana caduta con l'aereo in Bolivia, un incidente aereo che purtroppo l'ha decimata. Ecco l'urlo, la carica che si danno i colonnesi e qui inizia la partita. Centra il Colonna, palla lunga verso Gabriele del Signore, ma è preda del portiere avversario che la rimette in gioco. Serve l'esterno, ancora il Torre Angela che manovra a centrocampo, cambio di gioco, ancora il Torre Angela, lunga l'azione prolungata, ancora sulla fascia, ecco qui si difende il Colonna, ancora la palla in mano del Torre Angela, c'è un tiro che lambisce il palo, ecco vediamo ancora il Torre Angela. Il Colonna che cerca di la palla è sempre del Torre Angela, parte un tiro, bellissima parata di Francesco, una risposta eccezionale da parte del portiere, ancora il Torre Angela. Torre Angela parte padrona del campo e il Colonna si difende, però c'è un rilancio, ecco qui che parte Gabriele in contropiede velocissimo ed è rete alla prima azione, Gabrigol sull'onda di domenica scorsa. Gabriele punge ancora la squadra avversaria, eccolo qui Gabrigol. Adesso vediamo, Torre Angela cercherà sicuramente di recuperare, ancora ecco un rilancio del Colonna con Gabriele in mezzo a tre avversari che cerca di andarsene, chiaramente un po' troppo isolato, questa volta non riesce. Qua c'è un calcio di punizione per il Colonna, palla lunga sempre a cercare lui Gabriele. Calma! Colonna che si difende, vedete, gioca un po' troppo arretrato e dà modo al Torre Angela di attaccare e poi cerca con questi rilanci di servire Gabriele. Asimo, dai! Ancora il Torre Angela, esce di pugno qui Francesco, riesce in qualche modo a liberare la porta e poi la palla finisce in fallo, fallo laterale, che la palla viene rimessa in gioco adesso dai colonnesi. C'è un colpo, ancora il Torre Angela che recupera, manovra la palla qua. Il Colonna riesce a rilanciare ancora per Gabriele, ci riprova l'attaccante colonnese che però sembra un po' isolato quest'oggi. Ancora viene lanciato Gabriele, guardate in mezzo a tre, ce n'ha tre, quattro, non può fare oltre, arriva poi stanco.
calcio di punizione Torre Angela, in area di rigore del Colonna, c'è un rilancio, ancora per Gabriele, ancora lui, si allunga la palla, corre a più non posso, guardate, ci prova, è un vero broker, come direbbero gli inglesi, per le difese avversarie. Incontra tutto, adesso vediamo, vediamo invece ancora il Torre Angela che dalla sinistra crossa, parte un tiro, ribattuta la difesa a Colonna, ancora Torre Angela, solo la terza. Torre Angela chiaramente padrona del campo e Colonna che riparte con lunghi lanci verso Gabriele, ancora il Torre Angela. E dai! Leonardo, c'è il passaggio! Di qua, ancora, allarga, allarga, allarga! Vai Simo! Ancora ecco il Colonna che si difende. Qui c'è un calcio di punizione per ostruzione, credo, ecco sì, c'è un'ostruzione da parte di Gabriele Grillo che commette fallo, c'è un calcio di punizione, vediamo la barriera, ci sono sei giocatori del Colonna in barriera. Vediamo, punizione, ben battuta però, e qui c'è il pareggio del Torre Angela. Uno a uno. No, che abbiamo fatto? Dimo, più corta, Dimo. Ecco le immagini, partono un fallo laterale adesso del Colonna, perde palla, la riprende ancora Dario del Colonna che lancia sulla sinistra, perde palla però il Torre Angela, adesso può manovrare, recupera palla e Colonna, c'è un lancio per il solito Gabriele che chiaramente rientra, fa tutto bene, fa tutto da solo, ma poi la palla fa un tiro un po' svirgolato e non c'è niente da fare. Chiaramente anche qui era un po' solo, non aveva un appoggio Gabriele. Ci riprova ancora, ancora lui, però chiaramente qui c'è addirittura un fallo di mano che viene fischiato per, contro il Torre Angela. La batte Daniel che tira direttamente in porta da distanza però considerevole, quindi non impensierisce il portiere del Torre Angela. Adesso è Torre Angela che manovra a centrocampo, ci parte un lancio sulla sinistra, l'esterno del Torre Angela manovra, andiamo un po' un attimo ancora, Torre Angela ancora sulla sinistra, fuori l'avversario, parte un cross pericolosissimo, pericolosissimo, il Colonna si salva con Daniel che rilancia lungo. Adesso le immagini passano, un fallo laterale per Colonna, finisce qui il primo tempo sul risultato di 1-1. Torre Angela chiaramente è padrona del campo, il Colonna però in contropiede la impensierisce, c'entra adesso Torre Angela. Vediamo se la partita cambierà l'impostazione in questo secondo tempo. Fallo laterale per Colonna. Rilancio verso la destra del Torre Angela, viene fermato l'esterno. Vediamo qui, si fanno rubare la palla, poi batti e ribatti sulla tre quarti colonnese, vediamo la spunta adesso il Torre Angela, parte un tiro insidioso per Francesco che la deve parare in due tempi, ancora il Torre Angela che manovra il centrocampo. La partita sta riportando la stessa impostazione del primo tempo, ancora il Torre Angela, c'è un altro tiro fuori, ancora Torre Angela.
è ancora a metà campo del Colonna. Dai, vale. Vediamo che qui però recupera palla il Colonna in un primo momento, la recupera però poi il Torre Angelo ancora. Ma si fa tutta la partita così. C'è. Fino a su 10 non si. Ecco ancora qui il difensore. Ancora Colonna, lancio lungo per Gabriele che è troppo isolato comunque, non sempre riescono i jolly. Ancora Gabriele però che sfrutta un errore della difesa del Torre Angela, ci riprova, però guardate, c'era 4-5 intorno, non ha un appoggio. E qua c'è il fuorigioco, cioè, dovrebbe essere appoggiato, qualcuno dovrebbe salire di più. Ancora qui Torre Angela pericolosamente sul calcio d'angolo. Ancora un altro calcio d'angolo del Torre Angela, c'è un colpo di testa, rischia qui il Colonna. Una mischia in aria, parte un tiro, ribattuto. Ancora fuori. Qui sta pressando molto Torre Angela. Chiamali, chiamali. Messi bene ragazzi. Un po' in difficoltà il Colonna in questa fase. Lorenzo addosso al 9. Ecco un cross. Parte un altro, parte un tiro. E va fuori per fortuna del Colonna. Ancora Torre Angela in attacco. Gira, gira. Allarga di Michele. Ancora. Passaggio! Torre Angela, un lungo lancio per Gabriele, guardate, cerca di farsi spazio, ma anche i due difensori centrali del Torre Angela sono dotati di una buona stazza fisica, quindi fanno buona guardia. Occhio al 15. Ecco che all'esterno del Torre Angela riesce a recuperare una palla quasi impossibile, se ne va indisturbato, guardate, arriva nei pressi della porta e poi para Francesco con un miracolo, con un miracolo. Ci ha creduto, era una palla persa questa, invece è riuscito a mettere in difficoltà la difesa. Ancora il Torre Angela, ancora il Torre Angela che attacca alla ricerca della vittoria e il Colonna che si difende. Dai, vai. Arretrato troppo il baricentro in questo caso Colonna, anche se con questi contropiedi ogni tanto riesce a impensierire un pochino con Gabriele che ormai guardate ci prova in tutti i modi, riesce a conquistare un calcio d'angolo, anche se diciamo ancora, ecco, vediamo una delle pochissime sortite del Colonna in attacco. C'è nessuno, due davanti. Cioè, vediamo cosa riusciamo a fare. Calcio d'angolo. Dai Fabri, dai Gabri! Ecco, vediamo. Dai Damiano! Bravo! Parte un tiro dalla parte destra dell'attacco colonnese. Ancora però il Torre Angela. Vai Fabrizio! Ancora il Torre Angela che se ne va. Dribbla due o tre avversari e tiro! Bello Vale! Parato da Francesco. Calcio di punizione adesso per Torre Angela. Francesco! C'è! Un altro rischio per la difesa colonnese. Ancora il Torre Angela con i difensori che sono tutti nell'area di rigore, cioè. Gli attacchi si ripetono da parte del Torre Angela. Ciao Gabri. Bravo. Colonna gioca troppo con baricentro arretrato, cercando poi, sperando in questi rilanci, ma adesso Gabriele è uscito, ma hanno un baricentro un po' troppo arretrato in questa fase del secondo tempo veramente. Ecco ancora c'è un'altra azione del Torre Angela d'esterno che conquista un altro calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo qui, è zampata veloce di un attaccante lì ed è venuto il 2-1 da parte del Torre Angela. A tempo scaduto, fra l'altro, il tempo è scaduto, siamo a 2 minuti di recupero.
Ecco, vediamo qui cosa succede. Qui addirittura il nervosismo la fa da padrona ed è 3-1. Un pochino eccessivo questo, e purtroppo il calcio è così, non c'è niente da fare, lì hanno perso la testa e Torre Angela li ha pugati, 3-1, finisce così. Diciamo che il Colonna è rimasto in gara per quasi tutti e due i tempi, solamente che arretrato troppo il baricentro, arroccandosi in difesa e affidandosi solo a lanci lunghi per la punta. Questo però a lungo andare l'ha fatta soccombere, anche se a tempo scaduto. Ciao a tutti, da Le Passa del Capitano, comunque alla prossima partita vi aspetterò.